Recording in progress. Puoi cominciare, Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al terzo appuntamento sulla revisione della strategia per la specializzazione intelligente, la Smart Specialization Strategy della Regione Lazio nell'ambito della programmazione 2021-2027. Il focus group tematico di oggi riguarda l'agri-food, a cui contribuiscono in un processo partecipativo gli operatori economici e gli attori della conoscenza del Lazio, per individuare insieme a loro quali sono le priorità sui temi della ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione su questo specifico tema. A tal proposito, ricordo a tutti gli stakeholder che sono collegati online tramite la piattaforma Zoom che possono richiedere di intervenire durante questa diretta con un breve intervento assieme agli altri interventi che sono già stati inseriti in scaletta. Ricordo che è inoltre possibile contribuire ed è importante farlo attraverso la compilazione del form online che è sul sito dedicato di Lazio Europa, lazioeuropa.it/S3 l'indirizzo, attraverso il quale vi chiediamo con questo form di esprimere una valutazione rispetto al posizionamento regionale sul tema dell'agroalimentare, specificando a vostro parere quali sono i punti di forza e i punti di debolezza della strategia. E vi ricordo che sempre su lazioeuropa.it/S3 è disponibile e scaricabile in formato PDF il position paper del tema di oggi. È qui con noi e do il benvenuto e cedo la parola all'assessore all'agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno, grazie. Grazie, un saluto a tutti coloro che ci seguono, che sono collegati, a tutti i nostri partner, istituzioni di Regione Lazio che vedo presenti nel mio schermo. Un inizio di mattinata molto importante e intenso. Saluto anzitutto e ringrazio per averci coinvolto come assessorato, come strutture, perché è davvero importante il tema che stiamo tentando di fare, di porre le sinergie all'interno del quadro programmativo delle risorse comunitarie di Regione Lazio, insieme d'intesa, a partire dal presidente Zingaretti tra tutti e poi con il vicepresidente Daniele Leodori, con il mio collega che vedo anche lui collegato, Paolo Ornelli, che non manca mai di creare, di fare, diciamo, il punto e l'anello di congiunzione in una poi reciprocità di intenti anche in un tema, quello dell'agri-food, che è proprio ineludibile che sia davvero declinato e trasversale a tutta la programmazione dei fondi europei, a tutte le tematiche poi che riguardano i temi dell'innovazione, della competitività e del ricambio che dobbiamo assolutamente
assolutamente attuare anche grazie a momenti di confronto come questi, anche grazie soprattutto al lavoro appunto di confronto con gli stakeholder. Saluto tutti, vedo collegato anche il presidente della mia commissione, ma nostra per quanto ci riguarda, per tutte le deleghe che ho in carico all'interno della giunta del presidente Zingaretti. Saluto anche il presidente di Lazio e No, insomma, spero di non dimenticare nessuno, ma ne vedo già molti nel mio video, ma tutti coloro davvero hanno anche aderito e che anche in questo caso ci stanno seguendo sulle nostre pagine social. Io ritengo, e non siamo troppo di parte quando ci troviamo a parlare del tema dell'agricoltura e dell'agroalimentare all'interno di una regione così strategica come la regione Lazio, la regione di Roma, e la strategicità di questa nostra economia sia fondamentale proprio all'interno di una filiera di soggetti, di prodotti, di eccellenze, di opportunità, quali quelle appunto che può restituire l'agrifood in tante nostri territori e nostri anche comparti. È molto importante anche in questa fase interrogarci, come faremo, sui temi dell'agrifood e del green, e credo che appunto agricoltura, economia verde, transizione ecologica, innovazione, digitalizzazione nei processi, ruolo anche del percorso anche di accompagnamento normativo, regolamentare, non solo di programmazione finanziaria, abbiano davvero tutte facce di una medesima medaglia, che è quella sul quale ci candidiamo a stare tutti. Una missione comune che è quella della preservazione del pianeta e delle risorse naturali, in questo caso anche di risorse agricole, vegetali ed animali. Credo che questa missione comune poi venga tradotta all'interno di tutte le aree di specializzazione, anche in questa dell'agri-food, in un contesto in cui davvero dalla produzione. Stamattina, e molti sono sicura ascolteranno e aderiranno anche alla call, al quesito posto anche attraverso Lazio Europa. Perché dobbiamo arrivare poi all'anello, al consumatore, alla distribuzione e renderli parte di un processo di attivo in termini sia di consapevolezza sul consumo, sia di consapevolezza sulle scelte, sia anche, lasciatemi dire, visto che siamo la prima regione ad aver immaginato una delega all'uopo dedicata alla cultura del cibo. Una cultura del cibo che deve essere evidentemente resa forte anche dalle nostre politiche, dalle nostre strategie rispetto alle specializzazioni intelligenti della nostra regione, ma che deve anche cambiare anche quella forma mentis nei consumatori, che devo dire sono coloro che hanno poi, detengono la possibilità di indirizzarci tutti verso percorsi più virtuosi e anche più sostenibili. Io su questo sono e siamo molto, molto in necessità di trovare questo aggancio, questa missione comune appunto, sia sul tema della preservazione del pianeta che sul tema di una cultura del cibo, del consumo consapevole, e credo poi tutto questo ci possa essere assolutamente riconosciuto anche all'interno di un sistema molto più ampio, anche più con geoeconomie molto più diffuse, in cui ci possiamo candidare su aspetti che non solo soltanto di tipo quantitativo, ma anche qualitativo, e che hanno quella esclusività anche perché hanno un tema, una distintività, un localismo che non va mai dimenticato, ma che forse va meglio ancora raccontato. Su questo faccio un esempio che a volte riportiamo anche nei nostri tavoli di confronto rispetto al Green Deal europeo, per esempio nella Farm to Fork. Viene detto evidentemente, e lo avete anche riportato nel paper che ho analizzato, il tema del biologico. Ecco, quello è uno degli elementi probabilmente in cui il tema della salvaguardia di un processo, di un prodotto e di una attenzione, di una voglia di consapevolezza, di sapere rispetto a questo tema dei prodotti sostenibili da un punto di vista di produzione biologiche, ecco, nel nostro caso la nostra agricoltura raggiunge un terzo posto già con tutto il lavoro che ereditiamo e che abbiamo evidentemente accelerato, rafforzato anche durante la pandemia, nel cercare di riconvertire attraverso un indirizzo anche programmatorio finanziario, in quel caso non il FESR come in questa mattinata, ma il FEASR, e siamo terzi in Italia sulla produzione biologica riconosciuta con un 23% rispetto già a una media nazionale, che ci pone sicuramente anche sulla Farm to Fork sicuramente meno in difficoltà di tanti altri partner e stati membri europei, con una percentuale dell'oltre 16%. Con questo a dirvi come molto spesso quei traguardi, anche il consumatore guarda, anche dalla lettura di quello che poi riusciamo a sedimentare negli anni delle programmazioni dei nostri fondi, poi restituiscono anche dei giusti primati, e soprattutto, a mio avviso, dobbiamo anche tutti insieme capire poi come quella forza, che è anche propulsiva, è anche di una domanda che c'è,
all'interno di un mercato possa anche magari aprire a start-up, innovazioni, a processi ancora di più finalizzati a un aumento della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell'efficienza del processo agricolo e agroalimentare, così come anche alle gestioni intelligenti delle risorse naturali, e su tutte evidentemente un ruolo importante lo abbiamo tutti, credo, all'interno di questi comparti dell'agroalimentare del Lazio sul tema della risorsa idrica, una su tutte, e questo anche ci pone a ragionare e a soprattutto ad attuare dei programmi operativi e anche delle strategie che possano mirare e permetterci di fare la nostra, soprattutto non subendola, ma garantendoci ovviamente un'azione pilota verso quello che poi anche più largamente l'abbiamo anche siglato all'interno dell'Agenda 2030, nelle nostre linee guida regionali per lo sviluppo sostenibile, proprio prendendo anche lì un ulteriore diciamo impegno. Ecco, dal produttore al consumatore è un richiamo che sempre di più troviamo anche all'interno delle strategie del pezzo della Farm to Fork, ma anche all'interno, a mio avviso, proprio di una domanda, di un tessuto, perché l'agroalimentare più di tutti, quel made in, il latte nel nostro caso, che poi però si assomma e rende così grande e forte sull'agroalimentare il made in Italy, ha sicuramente bisogno e necessità di distinguersi ancora di più e meglio in termini di sicurezza, di sostenibilità, di benessere delle filiere, dei soggetti dentro la filiera, perché per un cibo che sicuramente è sano ed etico, questo non vuol dire, non può non voler dire che non debba arrecare conflitti, mancate le distribuzioni di valore, perdite di eticità all'interno di un comparto, perché tutto è visto e letto anche come un sistema di qualità, quale a mio avviso tecnologia, la ricerca, tanti partner, appunto, secondo le imprese, gli enti di ricerca, di questo nostro sono pezzi, a mio avviso, di una filiera, di un mosaico da tessere. Stiamo, a mio avviso, tessendo molto bene in relazione tutti quanti insieme, anche, devo dire, grazie a questo lavoro fatto assolutamente. E ogni tanto c'è qualche problema sul segnale dell'assessora Onorati, vediamo adesso di riprendere il collegamento. Mi perdonerete, non so da quando non mi sentivate, perché no, non mi ero resa conto. Ci sono stati alcuni passaggi in cui non si è sentita la voce per il collegamento internet. Quindi, credo di sì. Mi accingo a concludere per lasciare, diciamo, spazio a coloro che seguiranno e poi interverranno i colleghi, il vicepresidente. Però ecco, voglio assolutamente sottolineare questa azione strategica di rete, di filiera interistituzionale, perché lì dove il richiamo viene fatto a voi in termini di istituti, enti ed imprese, dall'altro lato le istituzioni debbono in questo modo, in questa proposta, fare altrettanto. Questo è quello che tentiamo di fare insieme, di convogliare anche ad un piano di lavoro all'interno di questa istituzione, di questa pubblica amministrazione, proprio per cercare, oltre al lavoro che proponiamo e che vi proponiamo, sul quale aderire e sul quale dire la vostra, ma anche al nostro interno, di creare quelle medesime condizioni che non sono interferenze, ma sono interrelazioni fondamentali per fare strategia e creare anche quel sistema di Regione Lazio che a cui da ormai tanti anni il presidente Zingaretti ci chiama tutti a lavorare, e noi insomma aderiamo anche in questo modus operandi di questa mattina e di queste giornate messe in campo dal vicepresidente e dal collega Ornelli. Un saluto davvero a tutti e a tutti, mi scuso per qualche problema che ho avuto nel collegamento, probabilmente lo dico sempre, avendo, insomma, vivendo nelle aree periferiche, sicuramente, ecco, il tema dell'innovazione e delle strategie, abbiamo tutti copartecipato la Bull, siamo, insomma, sono tra quelli che l'attende in maniera necessaria ed impellente, ed è quello che poi serve a tutti i sistemi, quelli rurali, quelli agroalimentari, quelli appunto che rendono le logistiche e le filiere ancora più forti, non ha la propositività. Insomma, ne sono la testimonianza in questa mattinata e mi scuso. Un caro saluto davvero. Grazie, grazie Assessora. E proseguiamo con il contributo dell'istituzione regionale, come diceva l'assessore Onorati, e do il benvenuto all'assessore allo sviluppo economico, commercio, artigianato, università, ricerca, startup e innovazione della Regione Lazio, Paolo Ornelli. Buongiorno e benvenuto, assessore. Buongiorno a tutte e a tutti. Io vorrei sottolineare l'importanza di questa mattinata. Questo è il terzo appuntamento di questo processo partecipativo che abbiamo avviato per
riscrivere la nuova Smart Specialization Strategy dal 2021 al 2027 della Regione Lazio. Abbiamo fatto la scorsa settimana il settore dell'automotive e della mobilità sostenibile, poi l'aerospazio, oggi l'agri-food, che è una vera eccellenza italiana e della nostra regione. A cosa serve questo processo partecipativo? Serve perché, insomma, come avete visto, vi è arrivato, è online, abbiamo scritto un position paper per ciascuno di questi settori, e quindi anche sull'agri-food. Questo position paper fa una mappatura abbastanza completa delle principali linee di sviluppo tecnologico, le necessità tecnologiche per la ricerca, per il trasferimento tecnologico, per l'innovazione. Stiamo chiedendo e stiamo coinvolgendo le energie migliori della nostra regione, quindi grandi imprese, piccole e medie imprese, università, centri di ricerca, associazioni di categoria, sindacati, enti locali, per scrivere con loro quali sono effettivamente le priorità nella nostra regione. Questo a cosa serve? Serve a costruire, per quanto riguarda la nostra programmazione unitaria, la cassetta degli attrezzi giusta per accompagnare il sistema produttivo a un riposizionamento competitivo. La nostra urgenza è quella di uscire dalla crisi, di tornare a crescere e di aiutare la costruzione di un nuovo modello di sviluppo più sostenibile e più inclusivo. Il successo della partecipazione è straordinario, oltre le nostre aspettative. Per ciascun incontro, anche questa mattina, abbiamo più di 170 registrati. Segno è che c'è un grande interesse a questa partecipazione. Stanno già arrivando, sono già arrivati sui vari settori i contributi online, oltre a quelli che riceveremo oggi attraverso gli interventi che vorrete fare. Questo ci... Non si sente l'audio, assessore? Provi a parlare. Questo ci convince che siamo nella strada giusta. Siamo nella strada giusta per cambiare tutto e provare a realizzare questa sfida molto ambiziosa. La nuova programmazione della Regione Lazio vale circa 7 miliardi, 1 miliardo e 3 come minimo, ma contiamo che in sede di negoziato sono risorse che potranno aumentare, dedicate al PORFESL 2021-2027, più della metà delle risorse saranno ma si sente? Sì. Ok, allora più della metà di queste risorse saranno destinate alla ricerca, all'innovazione, al trasferimento tecnologico. Noi ci presentiamo in astri di partenza con un sistema produttivo che è già pronto. Io non lo dico per fare un inutile sfoggio di ottimismo, lo dico perché già sulle progettualità avviate prima del Covid abbiamo toccato con mano che le imprese, le università, i centri di ricerca sono pronte. Con il programma Food Innovation Hub, avviato poco prima del Covid, svolto durante il Covid, proprio sulle linee di innovazione prevalenti nel quadro della consultazione che facciamo oggi, abbiamo coinvolto più di 1000 imprese. Abbiamo coinvolto più di 50 partner tra associazioni, centri di ricerca e università e abbiamo realizzato già un primo paniere di nuovi prodotti agroalimentari che sono pronti ora ad andare sul mercato utilizzando il percorso di laboratori di microinnovazione e i laboratori dei nostri spazi attivi. Questo è solo l'inizio. Ora dobbiamo capire come accompagnare ancora di più un salto di qualità del nostro sistema produttivo. Le linee di sviluppo tecnologico sono abbastanza definite, ora si tratta di capire quali sono le priorità del nostro sistema regionale, per quello vi chiediamo di compilare il questionario, di partecipare a questa discussione molto approfondita. Sicuramente abbiamo la prima linea, che è quella della sostenibilità, che significa molte cose, significa l'intensificazione sostenibile dei sistemi, il miglioramento della qualità delle produzioni vegetali, con il tema strategico dell'agricoltura di precisione, dell'agricoltura digitale 4.0, dell'ottimizzazione dei processi di compostaggio, della produzione vegetale
circolare, le produzioni animali sostenibili con le mappature genetiche, il controllo della riproduzione, lo sviluppo di filiere locali, l'incremento della sostenibilità dei processi di trasformazione e consumo. Pensiamo ad esempio al tema della efficienza dell'utilizzo dell'energia, dell'acqua, alla riduzione complessiva dell'impatto ambientale, alla valorizzazione dei sottoprodotti e alla valutazione di impatto ambientale delle produzioni, ma anche la seconda linea tecnologica, la qualità e la sicurezza delle produzioni, la tracciabilità lungo la filiera, l'implementazione di tecnologie per la sicurezza alimentare, l'esaltazione delle proprietà funzionali e sensoriali, sistemi di confezionamento, le nuove forniture alimentari. E per finire, un altro punto su cui c'è stato una profonda risposta già nei programmi avviati nei mesi passati, il tema strategico e che sarà sempre più centrale nel sistema agroalimentare del futuro, che è il collegamento tra nutrizione e salute, che significa valorizzazione della biodiversità delle produzioni alimentari, che significa fare ricerca e innovazione sul profilo nutrizionale salutistico della produzione primaria, che significa sviluppo di alimenti arricchiti in nutraceutici, la riduzione della densità calorica di alimenti, l'individuazione e la caratterizzazione di nuovi composti bioattivi, eccetera eccetera eccetera. Io ripeto, abbiamo toccato con mano in questi anni che il nostro sistema produttivo regionale non parte indietro rispetto agli altri. Certo, non bisogna cullarsi sui risultati raggiunti, bisogna crescere soprattutto nella capacità di fare rete e provare a trasferire l'innovazione, il trasferimento della conoscenza anche sulle piccole e piccolissime imprese che sono l'ossatura del nostro sistema regionale. Per questo siamo qui, per questo riteniamo che la mano pubblica possa fare molto da questo punto di vista, e vorrei sottolineare in conclusione un altro punto strategico, che è una parolina che ho detto prima: programmazione unitaria. Quello di cui discutiamo oggi è il FESR, poi ci sono i fondi dell'agricoltura che sta programmando la mia collega Enrica Onorati. Queste due programmazioni hanno un'unica vision e un unico obiettivo, quello di fare sistema per provare a costruire la cassetta degli attrezzi giusta per accompagnare il sistema produttivo a vincere le sfide del futuro. Quindi dateci una mano, diamoci una mano, perché attorno alla filiera del cibo, all'agroalimentare, possiamo davvero costruire uno dei principali punti di forza della nostra regione per vincere le sfide del futuro. Noi ci siamo e proviamo a fare quel pezzo di strada in più che serve per poterci presentare bene ai nastri di partenza della nuova programmazione. Buon lavoro a tutti e a tutti. Grazie Assessore Ornelli. Proseguiamo con l'istituzione regionale, con noi il consigliere della Regione Lazio, Valerio Novelli. Buongiorno Novelli, benvenuto. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno. Sì, innanzitutto grazie per l'invito. Questi sono momenti fondamentali. Saluto tutti quanti coloro che sono in collegamento con noi. Io sono presidente dell'ottava commissione agricoltura e ambiente. Come riprendendo un po' il discorso che diceva l'assessore Onorati, con grandissima sinergia tra la commissione e l'assessorato, oggi Regione Lazio, questa legislatura, se verrà ricordata, verrà anche ricordata per ciò che si è fatto rispetto all'agricoltura e all'agroalimentare. Per la prima volta in Regione Lazio abbiamo una commissione che viene denominata Agricoltura ed Ambiente, proprio a sottolineare che questa transizione ecologica non può non partire dal settore agroalimentare e dall'agricoltura stessa. Per quanto riguarda l'indirizzo politico che la Commissione dà
e ha dato fin oggi al Consiglio e anche all'assessore, all'assessorato di riferimento, che voglio sottolineare in piena sinergia, lavorando veramente, veramente in piena sinergia, siamo riusciti ad arrivare a veramente grandi traguardi. La parola d'ordine di questo indirizzo politico è stato fino ad oggi semplificazione. Una delle grandi rivoluzioni che abbiamo fatto ultimamente con il collegato del 2020 è stato proprio l'istituzione di un ufficio regionale volto alla semplificazione delle procedure in campo agricolo. Questo per dare sicuramente più competitività a tutto quanto il settore e delle risposte che ci chiedevano i stakeholder del settore stesso. La burocrazia è, diciamo, fra virgolette, un male atavico, e la Regione Lazio sta dando veramente delle risposte su questo piano importanti. Naturalmente, semplificazione significa anche programmazione, pianificazione. Quello che oggi è il nuovo obiettivo della regione, dell'assessore e dell'assessorato è proprio la nuova pianificazione dei fondi europei per l'agricoltura, che anch'essi devono partire da una parola d'ordine, ossia appunto semplificare. Quindi meno burocrazia, meno misure, meno sottomisure, una pianificazione e una programmazione che possa consentire anche a coloro che usufruiscono dei fondi europei di organizzarsi e quindi di partecipare il più possibile ai bandi europei. Naturalmente si parla di transizione ecologica, e qui voglio sottolineare che la Regione Lazio è la prima regione che si è dotata di un assessorato per la transizione ecologica. Passo fondamentale proprio per far capire la vision che si ha della Regione Lazio. Naturalmente, leggendo e studiando il paper introduttivo, gli obiettivi nuovi che bisogna perseguire sono anche quello dell'innovazione tecnologica. Si parlava, l'assessore Ornelli giustamente parlava di agricoltura 4.0, e qui noi dobbiamo concentrarci tutti quanti e sforzarci anche tutti quanti insieme. Questi sono momenti fondamentali, anche perché la connettività nelle zone agricole diventa a questo punto, diciamo, fondamentale per fare un ulteriore passo avanti. Purtroppo oggi meno del 2% dei territori, diciamo, sono effettivamente coltivati con un'agricoltura 4.0. Però dobbiamo, questo è uno degli obiettivi che noi ci dobbiamo porre per il futuro, anche perché agricoltura 4.0 significa anche gestione delle risorse, e sicuramente l'assessore Onorati faceva ben riferimento all'approvvigionamento idrico. Aumentare le tecnologie significa ottimizzare anche questi tipi di risorse. Io mi fermo qui perché è interessante sentire tutti quanti gli attori. Vedo che siamo veramente tanti, e questa partecipazione, questa condivisione, secondo me diventa fondamentale per una vision di una Regione Lazio che oggi si propone di essere una delle regioni trainanti nel campo dell'agricoltura. Grazie a tutti. Grazie mille a Valerio Novelli, e adesso prima di sentire gli stakeholder entriamo nel dettaglio di quello che è il position paper dell'area di specializzazione di oggi, che è l'AgriFood. Ve lo facciamo con il presidente di Lazio Innova, Nicola Tasco. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Un saluto particolare all'assessore Onorati, all'assessore Ornelli e al consigliere Novelli. E poi saluto tutti quelli che ci seguono in diretta da Facebook sul canale della Regione e su quello di Lazio Innova.
Come diceva l'assessore Ornelli, il focus group di oggi è il terzo focus group dopo automotive e aerospazio. Noi attraverso questi focus group consultiamo gli attori significativi, sia come realtà imprenditoriali che attori della conoscenza, per chiedere che cosa? Per chiedere di partecipare e contribuire alla strategia regionale per lo sviluppo intelligente RIS3 per il periodo 21-27. Ovviamente oggi lo facciamo in un settore chiave della nostra economia come l'agri-food. La nuova RIS3 è una strategia che si pone in continuità con l'analoga strategia regionale per il 2014-2020 e va in continuità anche con le azioni poste in essere dalla Regione. Penso ai bandi per la reindustrializzazione e Industria 4.0. Tutto questo è un nuovo modo che la Regione Lazio ha messo in campo di sostenere il sistema economico territoriale, coinvolgendo tutti gli stakeholder attraverso un processo di ascolto attivo, per fare in modo che il sostegno pubblico all'economia sia sempre più efficace e più attento alle esigenze degli stakeholder stessi. La nuova RIS3 guida e traccia alcuni dei binari sui quali viaggerà la programmazione 21-27 e rispetto al 2014-2020 mi preme sottolineare che ci sono due novità. La prima è che la RIS3 regionale non è più una condizione ex ante dell'avvio dei programmi operativi, ma diventa una condizione abilitante, quindi questo vuol dire che si tratta di un indirizzo strategico nei confronti della programmazione regionale. L'altra novità rispetto a quella strategia regionale del 2014-2020 è che sono state messe in campo due nuove aree di specializzazione, l'economia del mare e l'automotive. Le altre ADS, per chi me lo sapesse, riguardano le scienze della vita, i beni culturali e tecnologie della cultura, l'agri-food di cui parliamo oggi, le industrie creative digitali, la green e circular economy e la sicurezza. Ma veniamo a quello che è l'argomento del focus group di oggi, l'agri-food. L'agri-food è un settore su cui la Regione Lazio ha investito e investe molto. È un settore che per sua fortuna ha resistito meglio di altri comparti alla crisi provocata dalla pandemia. Basta citare un dato significativo che riguarda l'export agroalimentare nel 2020, che vede un valore di esportazioni pari ad oltre 1 miliardo di euro, quindi sostanzialmente ai livelli del 2019, comunque in crescita rispetto al 2018, con un più 65,5 milioni. Questo è un successo che si deve sicuramente alla qualità e alla varietà delle produzioni tipiche della Regione Lazio. Nel paper che potete consultare sul portale lazioeuropa.it, poi potete visionare, prendere conoscenza di diversi spunti di riflessione a partire da quelli suggeriti dal rapporto AG Funder. Per chi non lo sapesse, AG Funder è una piattaforma di venture capital che esamina il potenziale dell'innovazione tecnologica nell'agroalimentare. Attraverso questo rapporto si può verificare come purtroppo il settore sia ancora un segmento ancora piccolo, seppure in crescita nell'universo del capitale di rischio delle start-up. Per questo motivo la Regione Lazio, attraverso anche la Sennova, guarda con molto interesse al settore. Infatti l'agricoltura oggi appare la meno digitalizzata da tutte le imprese industriali e l'agroalimentare di oggi è meno efficiente rispetto ad altri settori. Il contesto attuale infatti mostra come la necessità di innovazione tecnologica agroalimentare sia più forte, più che mai sia necessario appunto aprire un vasto potenziale di opportunità per trasformare il settore e renderlo più moderno ed efficiente in diversi punti della sua catena del valore. Su questo tema lavora anche il cluster tecnologico nazionale dell'agri-food, denominato CLAN, che comprende molti e rilevanti progetti territoriali e partecipanti della Regione Lazio. Il cluster, per chi non lo sapesse, è un partenariato di imprese, centri di ricerca, rappresentanze territoriali e stakeholder rilevanti, che è nato per promuovere una crescita economica sostenibile basata la ricerca e innovazione per proporsi come interlocutore unico delle istituzioni nazionali ed europee. A proposito di cluster, cito, che è un documento molto importante, il suo piano triennale del 2019-2021, attraverso il quale il cluster ha posto in essere 3 priorità fondamentali nella nuova roadmap tecnologica e di sviluppo dell'area di specializzazione dell'agri-food. La priorità numero 1 è la sostenibilità, quindi agri-food sustainable. La priorità numero 2 è la qualità e la sicurezza, agri-food made in, e la terza priorità è la nutrizione e salute, agri-food healthy.
Tutte queste priorità e il documento che ho citato potete poi prenderne atto e leggerli attraverso appunto il paper previsto nel portale lazioeuropa.it e oltre al paper potete rispondere al questionario online che ci permette a tutte le persone interessate, soggetti interessati di partecipare a questa fase di consultazione e quindi consentire a noi di raccogliere quelle indicazioni fondamentali che ci possono aiutare a disegnare, anzi che ci aiuteranno a disegnare le strategie regionali in un settore, a nostro avviso, molto importante per l'economia regionale. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di lavori. Grazie, grazie Presidente Tasco. E proseguiamo con il Presidente con il Presidente di ARSIAL, dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, Mario Ciarla. Buongiorno, buongiorno Ciarla, benvenuto. Non so se è collegato in questo momento. No, iniziamo gli interventi. Sì, allora in attesa del collegamento, allora passiamo adesso al contributo degli stakeholder. E ricordo a tutti coloro che sono appunto collegati su Zoom che adesso ci sono gli interventi previsti in scaletta, ma anche chi non avesse, diciamo, concordato un intervento può farlo adesso tramite Zoom e richiedere di intervenire. Quindi apriamo con il direttore Corporate Affairs di Peroni S.p.A. e presidente della sezione alimentare di Unindustria, Federico Sannella. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie mille, mi sentite bene? Perfettamente. Allora, buongiorno, grazie a tutti e grazie alla Regione per questa importante giornata. Devo dire che gli interventi che mi hanno preceduto sono stati molto calzanti e diretti al punto. In particolare mi piace partire dalla pandemia. La pandemia ha messo in evidenza e ha portato tutto il settore agroalimentare a una presa di coscienza. È vero che abbiamo sofferto meno di altri settori, però il mondo dell'oreca è stato chiuso per molto tempo, ha messo in ginocchio tutto un settore e anche quello del turismo ha sofferto moltissimo, su cui si basava gran parte dell'economia dell'agroindustria del Lazio. Perché è stato un momento di presa di coscienza? Perché ci siamo tutti resi conto che c'era bisogno di effettuare una grande trasformazione. L'agricoltura che guarda la sfida dell'agricoltura 4.0, ma non soltanto per quanto riguarda la digitalizzazione, ma proprio una sfida di diventare un'agricoltura sempre più sostenibile e in grado anche di fornire materie prime all'industria della trasformazione adatte ai nuovi trend di consumi, molto più legati a una ricerca della qualità, a una tracciabilità dei prodotti, a un benessere non soltanto nell'ambito della salute delle persone, ma anche a un benessere del pianeta. Quindi un'agricoltura che ha bisogno di una trasformazione che dovrà essere aiutata. L'industria della trasformazione a sua volta si vede con piccole imprese che hanno sofferto di più, quelle che non avevano accesso all'oreca, e grandi imprese che sono invece riuscite a reggere e a continuare a produrre in maniera sostenibile affrontando le sfide del mercato, ma entrambe si trovano davanti alla necessità di trasformarsi. Abbiamo obiettivi ambiziosi di riduzione dell'impatto energetico, quindi delle emissioni di CO2, abbiamo una grande sfida nella evoluzione del packaging. Sappiamo qual è il dibattito sulla plastica e qual è la sfida di dover ridurre assolutamente i rifiuti all'interno della nostra regione e non soltanto all'interno della regione, e anche di una trasformazione digitale che le grandi imprese in alcuni casi hanno già avviato, ma che invece vedono le piccole e medie imprese più in ritardo e più in difficoltà. Infine il mondo della distribuzione della logistica, che non dobbiamo mai dimenticare per chiudere e completare la filiera. Anche queste hanno bisogno di riguardare al futuro con una logistica più efficace, più efficiente, in grado di rispondere alle esigenze di un mercato che sta cambiando, e a un rilancio del settore della distribuzione e in particolar modo dell'oreca, che sappiamo in grande sofferenza. Se questo è lo scenario, a noi in un'industria ci piace guardare più alle soluzioni, come fare a reagire.
Abbiamo guardato alle competenze, è fondamentale partire dalle competenze. Nel Lazio abbiamo centri di ricerca di altissimo profilo, centri universitari importanti. Abbiamo delle componenti tecnologiche e un know-how e un'expertise nel mondo dell'industria fenomenali. Dobbiamo metterli a sistema, dobbiamo lavorare tutti insieme e quindi è il momento di superare le divergenze e le differenze, ma sedersi intorno al tavolo e affrontare le sfide in maniera congiunta. Noi in un'industria abbiamo lanciato un progetto dal titolo anche un po' ambizioso, che è il futuro sostenibile del cibo, in cui abbiamo voluto mettere a sistema gli enti di ricerca, le grandi imprese, le piccole imprese e il mondo della filiera agricola. Dobbiamo lavorare sulle filiere, ne stiamo affrontando una in particolare in questo momento, che è quella del latte e quindi dei formaggi. Dobbiamo guardare alla filiera cerealicola, dobbiamo guardare alla filiera del vino, alla filiera del insomma tutte le filiere più importanti, olio, ma non solo. Quindi dobbiamo sederci intorno a un tavolo con progettualità concrete molto specifiche, perché è vero che abbiamo tutti molto chiari quali sono le esigenze, poi trasformare questo in progetto con finanziamenti importanti che possono supportare questa trasformazione che è richiesta e in tempi abbastanza certi, è lì la vera sfida. Un'industria c'è, le imprese che fanno parte di un'industria non solo della sezione agroalimentare, ma bensì guardiamo anche al mondo della chimica, al mondo dell'energia, perché sono loro che poi hanno il know-how per affrontare questa trasformazione, sono a disposizione per sedersi intorno al tavolo, per ragionare insieme e portare a terra delle progettualità concrete. Quindi io ringrazio molto, saremmo poi disponibili a fare degli incontri più di dettaglio, più specifici su progettualità concrete, ma ci piace dire che un'industria è pronta, ha già delle progettualità che ha messo in campo e siamo a disposizione per continuare a portare avanti questo importantissimo dialogo tra tutti gli stakeholder e con le istituzioni. Quindi vi ringrazio. Grazie mille Presidente. E proseguiamo con il contributo dei portatori di interesse del settore dell'agri-food ed è con noi Alessandro Nasini di Start Italia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, solo una cosa, se Startalia e Foodendi non Start Italia, ma è lapsus diffuso e perdonabile. Madonna, colpa mia. No, ci mancherebbe altro. Buongiorno, appunto, Startalia è una startup foundry che ormai esiste dal 2017, Foodendi è una foundry food agritech molto recente, l'abbiamo avviata a novembre di quest'anno, ma siamo già operativi e direi piuttosto, diciamo, agguerriti sul tema. Allora, ho già sentito parecchie cose che mi sono piaciute molto, che mi è piaciuto molto sentire, quindi diciamo, mi limito a ribadire qualche concetto. Avrete sentito nella mia, diciamo, presentazione personale più volte il termine foundry e quindi startup. È un tema molto rilevante in funzione del futuro del vertical agritech. Io continuo a dire, a premettere food ad agritech, perché sono e siamo convinti che il tema fondamentale sia quella di arrivare a far arrivare buon cibo sul maggior numero di tavole possibile a un prezzo onesto e garantendo diciamo margini e un futuro a tutta la filiera del cibo. Veramente il farm to fork è fondamentale, ma è fondamentale che diventi rapidamente molto più di uno slogan. Parla di farm to fork ovunque nel mondo. Forse noi come italiani, per tutta una serie di ragioni, ultimamente anche climatiche molto rilevanti, potremmo veramente cominciare a realizzarlo. Quello che vedo fondamentale, e mi piace aver sentito già degli spunti, è il richiamo alla progettazione, alla progettualità. Se ho un timore per il futuro del food agritech laziale e nazionale,
è quello che in un momento, diciamo, di attesi, grandi fondi, grandi risorse economiche, si perda un po' il filo degli aspetti, diciamo, di ottimizzazione di queste risorse. Io ritengo sia fondamentale che ad ogni livello comunale, regionale, nazionale si cerchino e si trovino delle sinergie per fare in modo che, in modo francamente anche un po' diverso da quello che è successo in passato, forse meno nella regione Lazio, ma sicuramente parecchio altrove, si accavallino progetti esattamente nelle stesse, diciamo, sub-vertical, sprecando delle risorse. Il Lazio da questo punto di vista è, diciamo, è stato in passato un pochettino più fortunato, o forse semplicemente c'era maggiore pianificazione rispetto ad altre regioni. È fondamentale che questa, diciamo, che questo modo, che questa vision rimanga e si consolidi ulteriormente. Io mi sono presentato col cappello di Startare Food Handy, ma sono anche nel Business Council Agri-Food del Comune di Roma, nonché sono responsabile del gruppo di lavoro di Roma Startup specifico sull'Agri-Food Tech, che appunto riunisce tra gli associati Roma Startup tutti gli attori in qualche modo coinvolti nella filiera. Sul tema filiere mi piace fare un, diciamo, un piccolo riferimento al fatto che la filiera del cibo non è solo agricoltori, allevatori e produttori alimentari. La filiera del cibo è anche fatta di creatività, di comunicazione, di architetture industriali, cioè di tutta quanta una serie di diciamo, filiere che spesso vengono dimenticate quando si parla di agricoltura, ma che sono fondamentali. Produrre un vino eccellente, ma con una orribile etichetta, oppure non riuscire a commercializzarlo nel modo corretto, vuol dire fondamentalmente sprecare un'occasione gigantesca, e noi nel Lazio di questo ne sappiamo parecchio, perché per decenni, diciamolo francamente, abbiamo avuto grandi produzioni molto limitate, che però non riuscivano ad arrivare quasi al consumatore perché rimanevano sostanzialmente ignote, o perché veramente non si era investito quel poco in più per dare anche dal punto di vista proprio della comunicazione, della distribuzione, il valore che quel prodotto meritava. Un'ultima cosa e poi lascio la parola agli altri, un richiamo alla diversità. Stiamo parlando da tempo di biodiversità, di sostenibilità, di ecologia. Negli anni abbiamo perso in Italia, anche nel Lazio, moltissime coltivazioni che non voglio chiamare di nicchia perché così non sono, ma che portano come risultato che quando un consumatore anche attento va al supermercato trova patate, carote, cipolle, broccolo. Ora è inutile che dica nel Lazio quante cultivar ci sono, quante varietà di patate si trovano nel Lazio, ma vale per le patate, per il broccolo, per le carote, per l'uva. In questo la grande distribuzione, secondo me, andrebbe coinvolta in una maggiore responsabilizzazione. Nel Lazio, più che in altre regioni, questa varietà è clamorosa. Credo che ci siano solo nel Lazio qualcosa tipo una cinquantina di differenti fagioli che non possono essere venduti e comunicati come fagioli, okay? Hanno la loro dignità, hanno la loro specificità, e tutto questo deve diventare un valore per chi produce, per chi distribuisce, ma soprattutto per il consumatore, che deve, diciamo, sapere che se mangia fagioli 5 volte in un mese, mangia 5 tipi di fagioli, e ognuno di quei fagioli ha un valore di storia, di lavoro, di rilevanza per tutto quello che deve venire. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie Alessandro Raseni di Startalia. E passiamo adesso al contributo del mondo accademico con la preside della Facoltà Dipartimentale di Scienze e Tecnologie per l'Uomo e l'Ambiente dell'Università Campus Biomedico di Roma, Laura De Cara. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, ringrazio gli organizzatori per avermi dato questa possibilità di intervenire. Chiaramente lo faccio dal mio punto di vista, che è un punto di vista accademico, e tra l'altro di una facoltà che coordina l'attività dei corsi di laurea di Scienze dell'Alimentazione e Nutrizione Umana e di Scienze e Tecnologie Alimentari e Gestione di Filiera, per cui corsi di laurea che trattano temi di alimentazione e salute, di trasformazione,
di economia circolare applicata a tutto il settore dell'alimentazione. È anche una facoltà che sta a ponte tra le altre due facoltà dell'Ateneo, che sono medicina e ingegneria, per cui è un punto di vista, diciamo, abbastanza particolare. Io volevo, senz'altro i contributi che mi hanno preceduto hanno dato una panoramica molto chiara di quelle che sono le necessità anche in ambito di innovazione, in cui mi sembra che la relazione tra azienda, mondo industriale e università, enti di ricerca, sia una collaborazione assolutamente necessaria. Ecco, io volevo sottolineare tre aspetti. Ecco, in questo ambito vedere il cibo come determinante di salute è assolutamente fondamentale, sia nella promozione di nuove varietà, nuove cultivar, nuovi processi agronomici che vadano in questa linea, sia nella loro valorizzazione. Ecco, l'intervento che mi ha preceduto parlava di come un'etichetta può far cambiare appunto il risultato del successo di un prodotto alimentare. La conoscenza di alcune proprietà di un alimento e la capacità di comunicarle può essere un fattore molto importante. Il secondo aspetto riguarda sostenibilità e economia circolare. Anche qui abbiamo un mare di sfide che richiedono creatività, che richiedono innovazione, che richiedono tecnologia. Basti pensare alla valorizzazione dei prodotti secondari di una filiera, dei prodotti di scarto, che possono diventare materie prime e seconde, che hanno appunto magari un livello di importanza economica addirittura superiore a quelli della filiera lineare, no? Del prodotto derivante dalla filiera lineare. Un terzo aspetto che volevo portare all'attenzione riguarda un po' la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale. Non so se molti di voi sanno che sono stati promossi a livello nazionale 5 dottorati nazionali, per cui ecco, che prevedono l'intervento di più università sui temi dell'intelligenza artificiale. Beh, mi sembra particolarmente significativo che il Lazio è molto presente in questi dottorati, perché il PILAR Salute e Scienze della Vita è coordinato dal mio Ateneo, dal campus biomedico, ma anche il PILAR che riguarda la sicurezza e la cyber security è coordinato dall'Università Sapienza, ma il mio Ateneo è anche tra i 5 Atenei consorziati per il dottorato di intelligenza artificiale che riguarda proprio l'agri-food e l'ambiente, che ha come sede amministrativa invece l'Università di Napoli. Ecco, perché è importante dare diffusione, conoscere che esistono questi dottorati nazionali sull'intelligenza artificiale? Perché lo sforzo del Ministero è proprio quello di rendere più diffusa la cultura dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione anche attraverso la formazione di esperti che nei vari settori possano apportare innovazione. Ecco, come tutti i dottorati, e questo in modo particolare dà spazio a dottorati industriali, a dottorati fatti in collaborazione con aziende su tematiche che possono interessare l'azienda e che l'università può contribuire a sviluppare. Per cui è un invito, ecco, io sono disponibile se servissero maggiori informazioni, anche per smistare eventualmente con colleghi di altri Atenei su tematiche di interesse, ma mi sembra un'opportunità estremamente interessante che parte quest'anno già sono state definite un numero importante, ma l'anno prossimo ci sarà una seconda edizione di questo dottorato con la possibilità appunto di dare spazio a tematiche, a problematiche, a collaborazione tra l'industria e l'università e gli enti di ricerca. Grazie mille Preside. E adesso la parola a Michelle Greif di AgriVol. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie.
Mi sentite? Sì, perfettamente, prego. Perfetto. Allora, innanzitutto grazie per avermi dato la possibilità di fare un brevissimo intervento. Il punto di vista che porto è molto particolare rispetto agli interventi che si sono svolti prima, perché noi siamo una microimpresa, diciamo una startup non così giovane, ma di fatto ancora in una fase di startup, e siamo una di, diciamo, abbiamo portato avanti un progetto in partenariato con un organismo di ricerca pubblico nel bando precedente 2014-2020 con Life 2020, e siamo uno dei 30 progetti agri-food che sono stati precedentemente citati, che quindi hanno costituito quella parte probabilmente minoritaria degli investimenti nel settore, diciamo, della nostra regione, finalizzati all'innovazione, allo sviluppo, alla competitività industriale. Oggi il contributo, il punto di vista che voglio portare molto rapidamente è alcune conclusioni, abbiamo provato a tirare alcune somme e condividere quindi con la comunità degli innovatori del nostro campo alcune considerazioni. Considerazioni che, premetto, sono relative appunto a una specifica traiettoria di quelle che sono prese in esame dal RIS 3. Noi in particolare siamo all'interno di quella che viene definita l'intensificazione sostenibile della produzione, quindi una produzione che guarda alla riduzione dell'impatto ambientale e alla pressione sulle risorse naturali. Ora, diciamo che il primo spunto di riflessione è già stato precedentemente toccato, ma diciamo, noi adesso lo voglio toccare nuovamente questo punto, perché lo consideriamo molto molto importante, cioè il nostro settore, in particolare nel settore agricolo, nel settore della produzione, è tradizionalmente molto conservatore, molto prudente nell'adottare soluzioni innovative. È stato detto da McKinsey appunto che la nostra industria rimane la meno digitalizzata di tutte le principali industrie. In più si aggiunge, diciamo, questa tradizionale, anche corretta se vogliamo, con corretto approccio un po' prudente e conservatore. Riteniamo pertanto che sia auspicabile e necessario incentivare, anche attraverso appunto quelli che saranno i bandi attuativi, la partecipazione delle imprese produttive e dei loro consorzi, in modo da accelerare la messa in campo di soluzioni. A che cosa stiamo guardando in particolare, più che, diciamo, come azienda innovativa nel settore agritech? Guardiamo alla... Vorremmo, diciamo, che riuscire a buttare una, a dare una fare sostanzialmente uno zoom su quelli che potrebbero essere i benefici, potenziali benefici per tutti nell'ambito della nostra regione, l'incentivare e favorire la creazione di una filiera della robotica in agricoltura. Questo proprio perché, tornando sul discorso appunto della produzione e dei problemi della produzione e della necessità di coinvolgere le imprese produttive, la robotica è un elemento, è un abilitatore, un elemento che fino ad oggi è stato anche abbastanza poco toccato. Tutto sommato, nel bando precedente, credo che, diciamo, oltre al nostro progetto ce n'erano veramente forse due o tre, forse contavano su una mano. Ora, il tema è trasversale. Ci sono grandissime potenzialità per la robotica, per efficientare il sistema della produzione agricola e renderlo più sostenibile. E si è fatto molto in generale nella digitalizzazione dei processi chiave, ma diciamo così che, per usare uno slogan, ora in questo momento sarebbe necessario chiudere il cerchio, diciamo, non solo quindi mettere in rete sensore, raccogliere dati, estrarre valore dai dati, no? Ma chiudere il cerchio e ottimizzare, innovare anche le modalità con cui si opera in campo. Ecco, forse questa rimane un'ultima frontiera ancora poco battuta. La nostra regione è molto attrezzata e ben impostata per favorire la creazione di una specifica filiera
attorno alla robotica, filiera che non sarebbe solo industriale, ma anche nell'ambito delle eccellenze produttive e ovviamente anche nella ricerca. Ora, nel nostro piccolo, prima il contributo accademico, si parlava del dottorato di ricerca, noi oggi stiamo parlando con Tor Vergata per aprire una borsa di studio nel dottorato, diciamo, dottorato di ricerca in robotica, finalizzato a un lavoro di approfondimento del tema robotica in campo agricolo. Ovviamente con le nostre, diciamo, ridotte forze come piccola impresa. Ora, ci sono appunto, dicevo, competenze di ricerca e sviluppo nell'ambito pubblico, la capacità industriale è sicuramente presente e poi soprattutto ci sono delle eccellenze produttive. Prima si è parlato di alcune filiere, ma diciamo, pensiamo alle nocciole, pensiamo alle olive, anche alla stessa orticoltura, per toccare appunto le province del Lazio, che possono fungere appunto palestra dove possono essere sviluppate soluzioni immediatamente spendibili sul mercato. Questo è un po' forse l'elemento che almeno la considerazione che abbiamo fatto e che possiamo fare noi come startup innovativa. Nel precedente bando abbiamo avuto difficoltà proprio in quest'ultima fase. Infine, uno spunto a chi in questo momento sta pensando, ha già messo giù le linee guida per il nuovo RIS3, è che noi vediamo che ci sono delle sinergie molto interessanti con l'area di specializzazione automotive, proprio collegata al tema della robotica applicata in agricoltura, che se fossero messe a sistema e favorite, quindi la contaminazione, la collaborazione, questo consentirebbe di completare il quadro che dicevo prima, dando maggior, veramente un peso specifico molto importante alle imprese che operano nel settore, del tecnologico agricolo, proprio perché in ambito automotive molte delle problematiche che si affrontano nella robotizzazione delle lavorazioni agricole hanno molto in comune con l'industria automotive, che affronta molto spesso problemi simili applicati appunto alla movimentazione dei veicoli, fuori dal campo. Grazie, se ha terminato l'intervento, la ringrazio, così diamo spazio un po' a tutti coloro che, visto ci sono anche degli interventi che si sono poi inseriti nel frattempo. Quindi ringrazio Michel Greif e proseguiamo con il contributo da parte del mondo accademico con Cesare Manetti, che è della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Sapienza Università di Roma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e complimenti per l'ottimo position paper che riprende un po' tutte quante le linee guida che effettivamente anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di seguire con una progettualità organizzata su questi temi. Ecco, parlo proprio di questo discorso della possibilità di mettere a sistema un mondo enorme come quello di Sapienza con dei progetti specifici, e il dottor Sannella ha parlato prima di questa esperienza del progetto Futuro Sostenibile del Cibo. Ho scelto di iniziare da qui oggi per parlare del contributo che Sapienza, o meglio la Facoltà di Scienze, può dare nella progettazione, perché è veramente significativo. Noi abbiamo iniziato nel 2019 una mappatura delle competenze presenti nei nostri dipartimenti. Voi sapete che Sapienza, la Facoltà di Scienze di Sapienza, è grande come un piccolo ateneo, cioè abbiamo 500 professori, 8.000 studenti, 200 persone di personale amministrativo, quindi un piccolo mondo, che però può essere effettivamente una comunità che può essere presa a riferimento per sperimentare anche dei modi nuovi di interazione, perché quello che ha detto anche dottore Nasini, questo discorso della necessità di una progettazione, di una coprogettazione degli interventi, va pure con un'organizzazione
che possa dare supporto ad una visione veramente multidisciplinare e transdisciplinare del problema che si vuole affrontare. E quindi noi vogliamo, cioè in queste schede che noi abbiamo raccolto con i colleghi, sono venute fuori chiaramente un sacco di competenze già mature che sono state possibili, diciamo, mettere in luce anche attraverso il finanziamento ottenuto da diversi progetti dell'Unione Europea che hanno riguardato tanti, tanti dei nostri colleghi. È chiaro che potrei qui parlare in maniera dettagliata delle competenze che sono venute fuori, scheda per scheda. Ho provato a riassumerle anche in una piccola nota che ho inviato agli organizzatori di questo evento. Biotecnologie agrarie, agricoltura biologica, patologia vegetale, agricoltura di precisione, valorizzazione dei prodotti di scarto e sottoprodotti. Questo, diversi progetti europei, proprio del Dipartimento di Chimica, sono andati in questa direzione, ma anche il Dipartimento di Biologia e Biotecnologia Charles Darwin e del Dipartimento di Biologia Ambientale. Ma queste sono competenze che sono distribuite su tutto l'Ateneo, cioè ci tengo a riferirlo qui. Sicuramente questa visione dà la possibilità di vedere quali sono le potenzialità, ma l'Ateneo, diciamo, con i suoi 4.000 docenti può esprimerle veramente a 360 gradi. Qual è il messaggio però che abbiamo portato a casa da questa esperienza? Il messaggio che abbiamo portato a casa da questa esperienza è che lavorare insieme ad un'industria e agrocamera sono state queste, diciamo, le due realtà con cui siamo venuti a contatto, ci ha dato la possibilità di lavorare con le imprese a stretto contatto, cioè almeno conoscerle e anche mandare a fare un tirocinio curriculare ai nostri studenti presso queste imprese. Noi pensiamo che fortemente l'interazione tra il mondo sapienza e comunque il mondo della ricerca universitaria e degli enti di ricerca possa essere mediato dai ragazzi in formazione, che possono proprio andare a dare una mano da vicino anche a quelle piccole e piccolissime imprese che non dispongono di un laboratorio di ricerca e sviluppo proprio. E in questo, diciamo, proprio come azione integrata, l'azione di Food Innovation Hub è stata significativa, abbiamo partecipato come dipartimenti partner a questa iniziativa e sono contento che anche delle nostre studentesse di Scienze e Tecnologie Alimentari sia stata partecipe nella progettazione di un paio dei 30 prodotti che sono venuti fuori da questa prima esperienza fatta con il primo bando. E questo qua è molto 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 importante per noi. Quindi un focus, ecco quello che voglio fare, il focus è molto sul discorso dell'innovazione della filiera formativa a tutti i livelli. La collega De Cara e anche altre persone che hanno parlato prima di me hanno parlato dei dottorati, sicuramente è importante l'iniziativa di dottorati industriali. Sapienza si è dotata addirittura di una figura di riferimento che coordini l'azione per i dottorati industriali, quindi diffondendola in tutte le scuole di dottorato. Però secondo me è importante anche guardare verso il mondo della scuola, quindi andare a fare progetti con le scuole, con gli istituti tecnici, agrari. Noi ad esempio abbiamo cominciato un ottimo lavoro con il Sereni, non soltanto ad affacciandosi a queste scuole con l'idea di fare campagna pubblicitaria per i nostri corsi di laurea, diciamo, il nome Sapienza e, diciamo, la reputazione che abbiamo diciamo, è tale che non dobbiamo andare scuola per scuola a fare questa cosa, ma in realtà andare in queste scuole per collaborare nei percorsi curriculari di questi ragazzi, quindi non proporre attività altre rispetto a quelle già impegnative che fanno, ma andando ad incrementare i contenuti delle lezioni dei professori che sono già a disposizione in quegli istituti. È chiaro che adesso tutta la partita della formazione professionalizzante è una partita nuova che dovrà essere sicuramente seguita dalla regione, ma quello che io mi sento di dire è dare un supporto concreto al raccordo tra l'università e queste scuole per arricchire diciamo, tutte le famiglie della regione Lazio di nuove opportunità. Perché veramente lavorare nell'agroalimentare è un'opportunità per tutti. Però i ragazzi a volte non conoscono neanche i nostri corsi di laurea,
e quindi questo qui può essere fatto soltanto andando a lavorare a fianco dei loro docenti. Quindi questo è un pochino quello che volevo dirvi oggi, senza rubare spazio alla, diciamo al dibattito. Ho partecipato a un tavolo analogo per Città Metropolitana e mi sono arricchito tantissimo ascoltando le idee degli altri, quindi bene, sono contento, grazie all'industria di questo e a Agrocamera di questa opportunità, e penso che implementarla in tutti gli Atenei e in tutti gli enti di ricerca che fanno la ricchezza del nostro territorio sia più che mai importante. Grazie. Grazie, grazie mille. Passiamo adesso alla voce del mondo della produzione con Paolo Gentilini della omonima ditta Gentilini. Buongiorno Presidente della Gentilini SpA. Dovrebbe essere in linea. Allora, se non è in linea, allora c'è Massimo Pelosi che aveva chiesto di Lega Coppa Lazio, che aveva chiesto di intervenire nel frattempo. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Come organizzazione cerchiamo di partecipare, siamo contenti di partecipare a queste iniziative che danno, diciamo, in cui si discute della programmazione dei fondi europei. Il mio intervento sarà un breve intervento che prenderà soprattutto in esame le filiere laziali di prodotti agroalimentari, cercando di ragionare in un'ottica interfondo e multifondo per quanto riguarda appunto i fondi europei. Il sistema agroalimentare laziale è caratterizzato da sempre da produzioni variegate di pregio, frutto di terreni e microclimi ideali per la pratica agricola. Quindi negli ultimi anni soprattutto l'agroalimentare laziale ha avuto un'importante evoluzione verso produzioni di qualità maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato nazionale e internazionale, con un grande sforzo anche in ambito della sostenibilità, con lavoro sull'agricoltura di precisione. Le aziende del settore agroalimentare, sia della produzione che della trasformazione, sono nella maggior parte dei casi caratterizzate, attrezzate per affrontare il futuro, attente alle nuove esigenze del mercato e dei consumatori, aspetto importantissimo. Il futuro, anche in seguito alla pandemia, è sempre più incerto, soprattutto sul fronte dei consumi alimentari, e quindi si avranno ripercussioni anche sulle produzioni agroalimentari. Sicurezza alimentare, qualità e sostenibilità ambientale a prezzi accessibili saranno probabilmente le caratteristiche che dovranno avere i prodotti agroalimentari del futuro. Per questo anche quelli della campagna laziale dovranno essere in grado di adeguarsi. È indubbio che i prodotti agroalimentari legati intimamente al territorio attraverso una filiera che spesso localmente vede anche la trasformazione sono destinati ad avere successo anche in futuro. È chiaro però che il mercato è assolutamente globale, quindi anche il contenuto di servizio del prodotto che si deve adattare per quanto possibile a nuove esigenze di consumo è indispensabile in questa fase e lo sarà anche in futuro. Si tratta quindi di lavorare continuamente alla definizione di processi di innovazione che molto spesso nel settore agroalimentare hanno ripercussioni su tutta la filiera. Non sempre le nostre aziende laziali da questo punto di vista si sono dimostrate preparate in alcuni settori, come per esempio l'ortofrutta. È necessario andare verso una maggiore aggregazione che riduca, in accordo anche con il sistema universitario, dovremo lavorare sulla ricerca, cosa che non tutte le aziende prese singolarmente riescono a fare. Molto importante da questo punto di vista il sostegno pubblico attraverso appunto i fondi europei che possono aiutare le aziende e i settori che non riescono a stare al passo con il mercato e con le trasformazioni delle abitudini di consumo che avvengono sempre e comunque e in alcuni casi come negli ultimi anni, degli ultimi mesi, sono anche molto repentine. Quindi a tale proposito si ritiene indispensabile il potenziamento di alcune filiere produttive laziali e quindi il tema, diciamo, di questo anche di questo incontro. Molte produzioni agricole regionali anche certificate si caratterizzano per costituire dei veri e propri distretti produttivi
del cibo che presentano diversi elementi di debolezza su cui agire: scarsa capacità innovativa, soprattutto sul fronte della trasformazione, bassa penetrazione sui mercati esteri, scarso utilizzo di sistemi innovativi a basso impatto, limitate risorse per la produzione. A titolo solo esemplificativo, alcune delle produzioni sulle quali sarebbe utile, diciamo, agire: il distretto della patata dell'Alto Viterbese, il carciofo romanesco, l'abbacchio romano, le DOC G laziali, l'olio extravergine, tutte le DOP presenti, la nocciola gentile romana, l'asparago verde di Canino, cioè una serie di produzioni certificate che presentano nella filiera, appunto, soprattutto sull'aspetto promozione e trasformazione e adattabilità al mercato e ai cambiamenti, diciamo, dei consumi, dei punti di debolezza sui quali lavorare. Un intervento mi ha preceduto rispetto al ruolo della GDO, che nella prossima programmazione deve essere senz'altro inserita all'interno della filiera, perché è elemento indispensabile, e soprattutto la GDO laziale e romana è stata sempre, da sempre, molto attenta alle produzioni del territorio, ma adesso serve anche uno sforzo maggiore. Grazie. Grazie mille. E adesso passo la parola a Fabrizio De Filippis dell'Università Roma 3. Sì. Buongiorno. Buongiorno a tutti, e saluto anche Paolo Ornelli. Io sono qui un po' di passaggio perché temevo di non poter partecipare, perciò l'ho fatta a collegarmi. Scusate se faccio irruzione con un intervento che non è da prorettore di Roma 3 sullo sviluppo sostenibile, che è l'attività che sto facendo adesso, ma è come economista partecipante del Dipartimento di Economia di Roma 3. E per chiedere, per segnalare, diciamo, la possibilità di due argomenti su cui di due temi che hanno a che fare con AgriFood, su cui il Dipartimento Economia, diciamo, ha una qualche capacità installata di ricerca che potrebbe eventualmente sboccare in qualche progetto. E sono due essenzialmente, non la faccio lunga. Uno è il tema della global value chain, delle catene globali del valore, che nel caso dell'agroalimentare laziale, vedendo alcune grandi imprese diciamo collocate su questo settore, potrebbe essere interessante, per esempio, analizzare come, in che misura l'agroalimentare laziale o un qualche sottosettore naturalmente è collocato e come, con quale grado di forza, di potere contrattuale, è collocato nelle catene globali del valore, cioè quelle per cui, diciamo, ogni prodotto viene, tra virgolette, prodotto in maniera spezzettata in giro per il mondo, e poi c'è qualcuno che mette i pezzi insieme, e non necessariamente chi comanda la catena globale del valore è quello che materialmente produce il bene. Ho il sospetto che alcuni segmenti del settore agroalimentare laziale potrebbero essere un ottimo caso di studio per qualcosa del genere. Su questo fronte il Dipartimento di Economia, in particolare il Centro Manlio Rossi d'Oro, ha una qualche più di una qualche expertise in materia. Altro argomento è quello delle indicazioni geografiche, di come le indicazioni geografiche, quindi DOP, IGP, queste cose qui, possono essere non solo e non tanto, come banalmente sono, dei valorizzatori sul versante del mercato, e dunque delle modalità con cui ai produttori agricoli si riesce a dare un valore aggiunto maggiore e una qualche potere contrattuale maggiore dentro le filiere, ma anche in che misura, e questo potrebbe interessare in particolare un progetto regionale, come l'essere o meno presenti indicazioni geografiche possono essere segnale di una capacità del territorio di generarle, e quindi di essere un pezzo di quell'insieme di saperi locali che possono fare sviluppo dal basso. Quindi questi due temi, ripeto, indicazioni geografiche e legami, sì, ovviamente col commercio agroalimentare, ma anche con lo sviluppo locale e catene globali del valore.
Quindi poi naturalmente ci sono anche altri temi che, per quanto riguarda Roma 3, stavolta mi rimetto per un secondo il cappello da prorettore, per esempio noi abbiamo il corso di laurea in SCEG, di Scienze e Cultura Enogastronomiche, che sono sicuro che potrebbe trovare degli interlocutori su progetti anche molto specifici che riguardano l'agricoltura. Era solamente, diciamo, per dare questa segnalazione. Credo che per quello che ho guardato, devo dire in maniera purtroppo non molto approfondita perché il tempo è sempre poco, nell'ambito del discorso sulle filiere, le due cose che ho nominato prima potrebbero probabilmente trovare spazio. Grazie. Grazie, grazie mille. E adesso diamo la parola a un ente di ricerca. Con noi Claudia Zoani di Enea. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per la possibilità di intervenire. Parlo appunto a nome di Enea, in particolare per la divisione biotecnologia agroindustria del Dipartimento Sistemi Territoriali, quindi diciamo proprio una divisione, un dipartimento che sono fortemente impegnate su queste tematiche. Mi volevo ricollegare anche agli interventi precedenti del professor Manetti e della professoressa De Gara, ma anche degli altri colleghi, per sottolineare proprio l'importanza, no, che questo settore ha per la nostra regione e diciamo la sua caratteristica di coinvolgere così tanti importanti attori e quindi l'importanza di operare tutti insieme, il mondo della ricerca insieme al mondo della formazione, al mondo della produzione, le tante piccole, piccolissime e medie imprese del territorio e anche i consumatori, proprio per dare spazio al grande carattere di interdisciplinarità di questo settore e per supportare e operare tutti insieme per promuovere tutti quelli che sono gli aspetti più importanti, la qualità, la sicurezza, la sostenibilità, la circolarità, la simbiosi industriale, l'introduzione della digitalizzazione nel settore agri-food e anche la food transparency. Chiaramente diciamo Enea è molto impegnata in questo ambito, collaboriamo già con le università, con tantissime aziende, con Agrocamera, e quello che mi piace sottolineare, ecco, è anche l'importanza di mettere a disposizione del territorio le nostre infrastrutture, no? Le infrastrutture che il mondo della ricerca può dare, può mettere a disposizione di tutti gli utenti interessati. Noi lo stiamo facendo insieme a tanti istituti della regione, insieme a Sapienza, insieme all'Istituto Superiore di Sanità, al CNR, al CREA, ai CQRF, anche attraverso l'infrastruttura di ricerca Metrofood, che è coordinata appunto da Enea, che è molto impegnata sul territorio. Ecco, mi piace sottolineare la possibilità di accedere ai nostri laboratori, ai nostri impianti, a tutte le nostre anche competenze e anche alla nostra così infrastruttura elettronica, accesso e supporto che possiamo fornire sia agli stessi colleghi del mondo della ricerca, ma anche alle agenzie di ispezione e controllo, al settore produttivo e ai consumatori stessi e alle scuole. E quindi ecco, penso sia importante, ringrazio anche gli altri colleghi dei vari istituti che sono impegnati in questa iniziativa, proprio ecco, vorrei sottolineare il fatto che siamo a disposizione di tutto il mondo che ruota intorno all'agroalimentare. Grazie. Grazie, grazie mille. E adesso, prima delle conclusioni, vi ricordo ancora a tutti i partecipanti che il position paper di oggi lo trovate sul sito lazioeuropa.it/s3 e che sempre sul sito potete proporre i vostri contributi che avete espresso qui o che non avete espresso qui direttamente, compilando il relativo form e appunto indicando e specificando tutte quelle che sono i punti che volete toccare, i punti che volete evidenziare rispetto al tema dell'agri-food. Allora passiamo alle conclusioni adesso all'assessore Paolo Ornelli. Allora, io sono davvero molto contento. Sono molto contento sia del livello dei contributi che sono arrivati questa mattina, sia
dei primi contributi scritti che in questi giorni sono arrivati di commento, di proposte di integrazione anche al nostro position paper. Credo che in queste mie conclusioni, di un lavoro che comunque resta aperto e si completerà nelle prossime settimane, sia utile che io vi racconti un po' come stiamo costruendo la cassetta degli attrezzi, quali sono gli strumenti più importanti che nella nuova programmazione per FESR 2021-2027 possono dialogare molto con il settore dell'agri-food. Nuova programmazione e anche alcune proposte che noi abbiamo avanzato sul piano Next Generation UE, che sono diciamo delle opportunità che noi dobbiamo assolutamente finalizzare bene. Tanto per cominciare, i fondi sulla ricerca. Noi avremo una crescita robusta degli investimenti che faremo in ricerca sulle infrastrutture, ma anche sui dottorati di ricerca, sui gruppi di ricerca. Proprio in questi giorni annuncio che stiamo per operare con altri 7 milioni di residui della vecchia programmazione lo scorrimento del bando gruppi di ricerca, quindi arriveremo a finanziare complessivamente più di 800 ricercatori e ricercatrici con diversi progetti sul settore agri-food, e pubblicheremo, credo già la settimana prossima, il nuovo bando sui dottorati industriali. A me fa molto piacere che siano stati citati anche su programmi nazionali. Ecco, io vorrei sottolineare che la Regione Lazio ha il più importante programma in questo momento in Italia di finanziamento ai dottorati industriali. Abbiamo fatto lo scorso luglio la prima edizione del bando, finanziando i primi 100 dottorati industriali, con una discreta risposta anche del settore di cui abbiamo parlato oggi. Ne finanzieremo altri 100 con il bando che pubblicheremo appunto la settimana prossima. Io questo lo voglio dire e sottolineare alle aziende che sono collegate oggi, perché è un bando accessibile alle grandi imprese, alle piccole imprese, in collaborazione con una università della nostra regione. Lazio Innova sta facendo anche i networking day, università per università, per aiutare questo collegamento strategico. Noi pensiamo che questa sarà una misura permanente della nuova programmazione. Ma il progetto bandiera più importante, lo voglio dire perché mercoledì prossimo il presidente Zingaretti avrà un incontro di nuovo su questo argomento col ministro dell'università e della ricerca, è il Rom Technopol. Noi abbiamo fortemente sostenuto una progettualità nata dai tre grandi atenei pubblici di Roma, Sapienza, Tor Vergata e Roma 3, di costruire attraverso una fondazione tra questi tre atenei un centro di alta formazione politecnica e di ricerca. Uno dei temi che nel progetto che è stato già depositato al Ministero sono stati individuati come prioritari, l'agrobiofarmaceutica e le scienze della salute, quindi un tema fortemente connesso a questo. Noi pensiamo a nuove lauree, diciamo sulla frontiera della transdisciplinarietà più che nella versione novecentesca di Politecnico, e pensiamo a un salto di qualità nella capacità che le nostre eccellenze della ricerca debbono fare accanto alle eccellenze dell'agroalimentare per rendere sempre più strategico questo collegamento, proprio per provare a costruire le nuove competenze, a provare a immaginare un potenziamento dei processi di trasferimento tecnologico che riescono ad aggredire il tema che avete anche voi sottolineato di un certo conservatorismo che c'è nel settore rispetto ad altri, soprattutto da parte delle piccole imprese. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, mi fa piacere che siano intervenute delle start-up, che si sia sottolineato anche l'importanza strategica di proseguire un investimento strategico sull'innovazione, sulle start-up. Annuncio che faremo tra la fine di giugno e la prima settimana di luglio gli stati generali dell'innovazione della Regione Lazio. Noi presenteremo in quella sede una batteria di strumenti, alcuni proseguendo politiche di successo già fatte in questi anni, altri nuovi programmi,
La nostra idea è di proseguire un investimento sulla componente Presid, anzi ricordo a tutti che comunque c'è un bando che è tuttora aperto, che finanzia appunto diciamo il Presid, un nuovo programma da costruire insieme agli stakeholder dell'ecosistema delle startup sul tech transfer, che sarà anche collegato al Room Technopol, la prosecuzione di programmi come Food Innovation Hub, che guardano al mondo delle startup, ma anche diciamo alla necessità di portare l'innovazione di prodotto, di processo, quindi sia nuove produzioni agroalimentari, ma anche nuovo packaging, nuova modalità di dare sul mercato per le piccole e piccolissime aziende. Tutto il tema del venture capital e una nuova politica per il sostegno agli acceleratori privati. Poi il tema della reindustrializzazione, che pure è stato citato da alcune aziende che hanno già beneficiato di finanziamenti importanti sul vecchio ciclo di programmazione. Parliamo sulla reindustrializzazione, quindi in primo luogo di investimenti molto forti su progetti di ricerca e sviluppo presentati da grandi aziende, ovvero da PMI, in aggregazione con centri di ricerca. Qui noi vorremmo determinare una innovazione rispetto al ciclo di programmazione precedente, e cioè quello di rendere replicabili nel tempo questi bandi, cioè aprire delle finestre di questi bandi già a partire dalla fine del 2021, inizi 2022, che possano accompagnarci per i prossimi 7 anni. Non come è capitato nel 14-20, in cui diciamo sono stati fatti un bando per ciascun verticale della nostra Smart Specialization Strategy, che però non ha accolto diciamo l'obiettivo di appunto servire i settori in modo continuativo nel tempo. E in più, perché il presidente Zingaretti di questo ne ha già parlato col ministro Giorgetti qualche giorno fa, un accordo di collaborazione con il MISE per rendere permanenti le risorse dei fondi europei per cofinanziare contratti di sviluppo e accordi per l'innovazione, che sono gli strumenti principali che ha il MISE per poter finanziare progetti industriali. E in ultimo luogo, sempre sulla reindustrializzazione, una nuova misura che presenteremo presto, probabilmente già prima dell'estate, che è nell'ambito del programma importante che stiamo scrivendo su Invest in Lazio per l'attrazione investimenti, cioè bandi per finanziare nuovi insediamenti produttivi o per ampliare gli insediamenti produttivi esistenti. Questo con una politica che diciamo fa anche mette anche a fattor comune le opportunità che si aprono anche nell'industria agroalimentare con la nascita del Consorzio Industriale Unico del Lazio. Vedo qui collegato Salvatore Forte, che è uno dei 5 consorzi, rappresenta uno dei 5 consorzi industriali che attualmente abbiamo sul nostro territorio. Poi ancora politiche per l'internazionalizzazione. Noi presenteremo già nelle prossime settimane il nostro piano condiviso col sistema camerale per la ripartenza del comparto fieristico. Vogliamo continuare a investire sui voucher da dare alle imprese per i temporary export manager, ma anche su progetti strutturati, a partire da un appuntamento strategico per il settore agroalimentare che è quello di Expo Dubai, in cui la Regione Lazio sarà presente come sistema investendo diciamo insieme alla strategia nazionale di posizionamento competitivo del paese su temi che sono molto dentro la discussione di questa mattina. E per concludere, investire sulla filiera corta. Noi con l'assessore Onorati stiamo riprogettando anche per migliorarlo il bando Bonus Lazio Chilometro Zero, ma ha ragione chi ha detto che la filiera è un concetto di molto più ampio che non solo produttori, agricoltori. Noi però con la filiera corta sarà un'altra azione strategica, cioè investire in voucher a disposizione del comparto Reca per diciamo favorire l'aumento diciamo di eccellenze laziali sulle tavole dei ristoranti, ma non solo, pensiamo di ampliare anche i bar alle imprese dell'artigianato alimentare, e anche ampliare un po' il paniere dei prodotti rispetto a quelli che sono oggi online
con il bando Bonus Lazio chilometro zero. Come vedete, cioè gli strumenti, ne ho citati solo alcuni, poi c'è l'accesso al credito e altri, gli strumenti che il FES orienterà anche a questo settore sono importanti, a questi si aggiungono quelli diciamo che sono in via di programmazione per quanto riguarda il PSR, i fondi dell'agricoltura. Io credo ci siano tutte le condizioni per vincere le grandi sfide di innovazione tecnologica di a cui abbiamo parlato, e soprattutto vincerle provando a non lasciare indietro nessuno, cioè ponendoci l'obiettivo non solo doverosamente di accompagnare le eccellenze, chi innova, chi diciamo sta già avanti, ma anche quelle di provare a fare quello che si chiama trasferimento della conoscenza, cioè provare ad accompagnare i piccoli e piccolissimi ad avere quella cassetta di attrezzi che gli permette, diciamo, di stare su questa competizione. Io sono ottimista anche sulla base dei contributi arrivati stamattina, nei giorni scorsi, perché credo che il Lazio farà fino in fondo la sua parte per diciamo provare a costruire una nuova prospettiva di sviluppo per le imprese e per i cittadini della nostra regione. Grazie e arrivederci a presto. Grazie Assessore Ornelli. Finisce qui questo terzo appuntamento. Il prossimo Focus Group in programma è per giovedì 27 maggio alle ore 9.30, sempre in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio, per parlare di economia del mare. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci, buona giornata a tutti.